Sono diversi i punti sollevati nella presa di posizione degli amici della terra, a partire dalla necessità di procedere agli interventi di manutenzione nelle saline, oltre che il restauro delle opere murarie, dove servono i tufi di Favignana. Da qui la richiesta, inoltrata al prefetto e al commissario del Libero Consorzio Comunale di Trapani, per organizzare un incontro tra i sindaci e tutti i soggetti interessati alla valorizzazione delle saline e delle cave di pietra di Favignana. Questo tratto di territorio aveva un rapporto diretto con l'isola di Favignana e soprattutto con l'area nella quale venivano estratti i conci di tufo con i quali sono stati realizzati questi due moli che vediamo qua alle nostre spalle e poi anche tutte le opere che si trovano all'interno delle saline, quindi case di salinare, i mulini, gli argini dei canali e gli stessi perimetri e i perimetri delle stesse vasche. Oggi questo patrimonio praticamente è in evidente e chiaro stato di degrado perché ha bisogno di interventi di manutenzione che sono anche costosi. I proprietari, diciamo, di queste saline oggi non sono in grado di fare interventi di manutenzione perché troppo costosi e soprattutto perché hanno bisogno dei conci di tufi di queste cave di Favignana che sono praticamente quasi totalmente chiuse. E quindi diciamo che è importante trovare un modo, una soluzione per questo approvvigionamento intanto della materia prima, cioè del tufo di Favignana, e questo va inserito in un progetto sicuramente, almeno a nostro avviso come Amici della Terra, noi riteniamo che il sistema migliore per finanziare un progetto così importante è Rete Natura 2000, quindi bandi comunitari e quindi utilizzare dei progetti per accedere a questi finanziamenti senza i quali io credo che sia molto difficile recuperare questo patrimonio che sta perdendosi e quindi rischiamo noi di perdere un pezzo importante della storia di questo territorio. I promotori, diciamo, di un tavolo di concertazione possono essere certamente il prefetto e il commissario del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Gli altri soggetti sicuramente principali sono i comuni interessati, in questo caso il comune di Trapani, il comune di Paceco dove ricade la riserva delle saline, oggi anche il comune di Misiriscemi che è praticamente di nuova istituzione e il comune di Favignana dove si trovano le cave. Io credo che se questi soggetti riescono a definire un progetto di intervento, poi si potrà anche fare in modo che gli stessi privati, quindi i proprietari delle saline, possano fare anche la loro parte. Un ruolo importante sicuramente lo potrà svolgere anche l'ente gestore della riserva delle saline. Allora io credo che questa è una grande scommessa di questo territorio. Se è vero come è vero che questa parte di territorio rispetto ad altri territori costieri siciliani è fortemente caratterizzato per la presenza delle saline, che costituiscono non solo un pezzo importante della storia, ma credo anche un pezzo importante del paesaggio, caratterizza fortemente il paesaggio di questa parte della Sicilia. Quindi io credo che la scommessa è da un lato quella di salvare un pezzo importante di storia e dall'altro lato secondo me è anche quello di recuperare qualità del paesaggio che attualmente è un paesaggio degradato perché praticamente quando si degradano i manufatti edilizi, quindi le case saline, ci sono per esempio mulini che sono crollati per esempio, mulini che non hanno più le pale, che non hanno più gli elementi che li caratterizzavano, allora questa scommessa, secondo me è la scommessa che tutto questa parte di territorio siciliano si deve dare come prioritaria, perché io in questo momento ritengo che più noi facciamo passare tempo, più sarà difficile recuperare questo patrimonio.